27 settembre, generali, segnatevi questa data perché sarà il giorno d'uscita di By Blood Alone, il prossimo DLC per Erzovinon 4. Bentornati sul canale, come di solito prima del rilascio del DLC faccio questo mega sommario per andare a elencare quali sono le caratteristiche principali dell'espansione. Cominciamo. Sia dalla pagina Paradox che su quella di Steam si possono intravedere quali sono le principali caratteristiche. Abbiamo Focus Tree e anche delle meccaniche per l'Italia, l'Etiopia e la Svizzera, il rework totale delle conferenze di pace, questo ci voleva, l'aircraft designer, un sistema di medaglie per le unità e i comandanti a livello di divisione, qualche interazione diplomatica in più e la solita aggiunta di modelli, tracce musicali e chi più ne ha più ne metta. Non indugiamo oltre, andiamo subito a vedere cosa c'è per l'Italia. Ma prima di vedere il Focus Tree vero e proprio, il National Spirit, cosa ci si può aspettare a livello di rami in cui si può sviluppare la partita, c'è da fare alcune piccole precisazioni perché ci sono alcune aggiunte che sono poi disponibili anche per altri paesi. Allora, prima cosa, ovviamente trattando l'Italia, i dev hanno avuto l'opportunità di mettere mano un pochino alla mappa, aggiustare un pochino le province, gli stati, inserire qualche punto vittoria e sistemare varie cosucce qui e là sui confini. Stessa cosa succede anche in Svizzera e in Etiopia. Non solo, vengono aggiunti due tipi di battaglioni nuovi per le unità di terra che poi possono andare a comporre le relative divisioni. Il primo tipo di battaglione inserito è quello di milizia, che sono un tipo di fanteria che ha meno organizzazione ma si addestra più velocemente, e nel caso dell'Italia queste milizie rappresentano le divisioni di camicie nere. C'è un limite al numero di divisioni di camicie nere, di milizia, che si possono schierare, in modo più o meno simile a quello che succede con i paracadutisti, gli alpini e i marine, e l'Italia inoltre avrà alcuni focus particolari che potranno andare a migliorare ulteriormente queste divisioni, in particolare appunto quelle delle camicie nere. Dovrebbero essere disponibili per tutti, da quel che ho capito, la differenza che per chi compra il DLC è avere il modello personalizzato tridimensionale, però di queste cose preferirei aspettare le patch note che li ha elencato tutto in modo più dettagliato. Il secondo tipo di battaglione è quello degli irregolari. Questi rappresentano essenzialmente le truppe reclutate in loco, come per esempio le truppe abissine, gli ascari, tanto per intenderci. Hanno delle statistiche rispetto alla fanteria tradizionale più basse, ovviamente, sia organizzazione ma anche attacco e difesa. Però, se si fa attenzione, hanno alcuni modificatori che migliorano il loro combattimento nei terreni accidentati, quelli che alla fine poi si trovano nelle colonie, in Africa, ma anche nelle altre parti del mondo, come il combattimento su montagna, collina, deserto e foresta. Oltre al fatto che consumano meno rifornimenti, quindi queste probabilmente in Africa avranno il loro perché. Questo in generale. Ora andiamo a parlare dell'Italia. Allora, innanzitutto sono stati aggiunti dei National Spirit, molti di loro saranno negativi, un po' a rappresentare il fatto che l'Italia non era al pari della produzione industriale delle altre potenze dell'epoca e anche a livello esercito, marina e aviazione aveva i suoi problemi. Attraverso i focus sarà possibile migliorare tutte queste cose, cercando di sviluppare, magari concentrare in una determinata direzione i vari bonus. Inoltre, non solo per l'Italia, viene introdotta anche una nuova dinamica di Balance of Power, una sorta di meccanica nuova, questo bilanciamento di potere. Che cos'è? Per spiegarlo un pochino meglio, guardiamo per esempio cosa succede all'Italia all'inizio della partita. C'è una schermata apposita in cui viene rappresentato appunto la bilancia di potere tra il Gran Consiglio del Fascismo e Benito Mussolini. Ci sono diversi gradi di potere che possono andare da una parte e dall'altra, con alcuni bonus che vengono sbloccati a diversi intervalli, e questo potere viene influenzato essenzialmente dalle vostre azioni. Questo è molto importante perché, a parte i bonus relativi che si possono trovare, che si possono sbloccare nella scala della Balance of Power, alcuni National Focus sono bloccati da un determinato livello. Ci sono focus, per esempio, che richiedono che sia Mussolini ad avere il potere assoluto, altri che richiedono che ci sia più poteri nelle mani del Gran Consiglio del Fascismo, e qui parliamo ovviamente del Focus Tree. Allora, innanzitutto è stato completamente rivisto. Qua vi metto una bella immagine in cui si fa il paragone con quello attuale, cioè praticamente quello che si usa adesso è grande quanto solamente quello industriale che ci sarà. Il Focus Tree ovviamente è diviso tra industria, marina, aviazione e politica estera, che questi sono i rami che sono comuni a tutti i tipi di governo, più uno che è il ramo politico in cui potrete andare a decidere il destino dell'Italia, essenzialmente. Il ramo, tra virgolette, storico, quello in cui Mussolini ritiene il potere, dovrebbe essere disponibile a tutti, anche chi il DLC non lo compra.
E per farlo stare al potere conviene vincerla la guerra d'Etiopia, senza scendere troppo nei dettagli. Poi hanno inserito altri rami di storia alternativa, più o meno credibili, che richiedono o una sconfitta vera e propria nel conflitto, oppure semplicemente un'avanzata non adeguata. E ci sono varie alternative. Allora, ci sono due alternative per quanto riguarda il fascismo. Quindi Mussolini può cadere e al suo posto può essere rimpiazzato o da Italo Balbo, questo è abbastanza scontato, me l'aspettavo. Maresciallo dell'aria, eroe del popolo, conosciutissimo anche in America per la sua trasvolata con gli idrovolanti, oppure da Dino Grandi. Questo essenzialmente non me l'aspettavo così tanto. C'era anche, tra l'altro, pure scritto nel Dev Diary, guarda caso, mi hanno rubato pure loro le parole. Io mi aspettavo Ciano, il genero di Mussolini. Però vabbè, c'è Dino Grandi che rappresenta un'alternativa che dovrebbe essere la parte che va a cercare una riconciliazione con gli alleati. Oppure, se si vuole abbandonare il fascismo, si può tentare la via della monarchia, con Vittorio Emanuele III a capo. E poi c'è un'altra alternativa ancora, che sarebbe quella che la guerra proprio si perde, in quel caso si può trasformare il paese in una democrazia, però prima si deve vincere una sorta di guerra civile. Tutti questi rami hanno anche loro la loro variante di balance of power. Ovviamente non ci sarà Gran Consiglio e Mussolini, ci sarà per esempio Gran Consiglio e Balbo, Gran Consiglio e Grandi, oppure Gran Consiglio e il re. Se si diventa democratici c'è il bilanciamento tra comunisti e democristiani. C'è neanche uno che prevede l'antagonismo tra re e santa sede. Chiedo se sia possibile in caso tirar fuori il papa da qualche parte. Non mi stupirei che mettano qualche cosa tipo un meme di questo genere. Comunque sia, tanta bella carne al fuoco, sicuramente molta rigiocabilità. Sono stati introdotti anche nuovi generali, nuovi advisor politici, nuove compagnie di designer e chi più ne ha più ne metta, quindi l'Italia. Passiamo ora alle altre due nazioni interessate, queste le vediamo un pochino più velocemente. Una è l'Etiopia, una nazione interessante da giocare, secondo me dal punto di vista di gameplay, perché bisogna cercare di resistere all'invasione iniziale italiana che secondo me non è scontata. Il paese parte tutto in salita, infatti è un paese non industrializzato, con un esercito non all'altezza degli standard occidentali. Cosa c'è di interessante? C'è di interessante che ci sono alcune possibili strade per cercare di resistere agli italiani. Una strada è quella che l'imperatore Haile Selassie rimane lì, questa è la più difficile, ma se si riesce a sconfiggere l'Italia o almeno a respingerla dopo, si hanno dei bonus maggiori. Oppure si può cercare di far coinvolgere in modo più grande la società delle nazioni e quindi ricevere aiuto dai paesi esteri. C'è ovviamente un ramo che permette di arrendersi, tra virgolette, agli invasori italiani, una sorta di colpo di stato di quella parte dei nobili che non vuole seguire l'imperatore etiope. C'è il solito focus per trasformare la nazione in uno stato comunista, con una possibilità eventuale di dichiarare una Unione Africana, fare uno stato sovranazionale, l'European Union, l'Unione Europea che si può fare in Europa quando si controllano determinati territori. Il terzo stato interessato è la Svizzera. Vi devo dire la verità, non ero affatto entusiasta di questa scelta quando l'ho sentito la prima volta, ma leggendo i Dev Diary mi sono un po' ricreduto. Anche la Svizzera ha la balance of power. Questo giro ovviamente non saranno gli stessi attori, ma qui c'è il potere del governo centrale e quello dei cantoni svizzeri, e a seconda di chi ha il potere in mano, la partita può andare in direzioni diverse. Tendenzialmente la Svizzera è neutrale. Ma se il governo riesce a centralizzare un pochino potere, si può avere un ruolo un po' più attivo nel conflitto, o dalla parte dell'asse o dalla parte degli alleati. C'è anche la possibilità, questa anche qui un pochino un meme, di dichiarare questa confederazione alpina ed esportare il tipo di democrazia diretta utilizzato nei cantoni agli stati confinanti. Questa aggiunta, insieme al fatto che ci sarà un sistema per simulare la milizia cittadine, comunque dovrebbero rendere il paese abbastanza godibile, anche se non è una potenza maggiore. Passiamo adesso a vedere quali sono le meccaniche vere e proprie che vengono introdotte o rimaneggiate. Allora, prima di tutto, le conferenze di pace. È stato cambiato innanzitutto il sistema con cui viene generato il punteggio di guerra. L'interface delle conferenze di pace è stata anche questa rimaneggiata. Stati vincitori da una parte e le domande che si possono fare agli stati sconfitti dall'altra. Il sistema dei turni della conferenza di pace è andato, perché i turni avvengono in simultanea. Sono state inserite altre azioni oltre alla presa degli stati, per esempio si può chiedere direttamente i fantocci sulla mappa, si può chiedere le riparazioni di guerra, la demilitarizzazione, lo smantellamento dell'industria bellica, la requisizione delle navi da guerra. E tutte queste azioni avvengono in contemporanea, e in particolar modo per gli stati non vengono assegnate al primo
che lo richiede. Ma se due nazioni vogliono lo stesso Stato, devono entrare in una sorta di competizione tra loro, facendo una sorta di asta, spendendo il punteggio di guerra, finché uno dei due decide che pagare per ottenere un determinato Stato, creare un determinato fantoccio, è troppo e lascia perdere. Sulla carta tutto molto bello, bisognerà vedere poi nella pratica come funzioneranno queste cose. La seconda feature meccanica che viene introdotta è il plane designer, questo era abbastanza scontato, dopo quello dei carri e delle navi era quasi ovvio che venisse fuori anche lui, funziona allo stesso modo. C'è la solita schermatina che più o meno già conosciamo, la differenza è abbastanza semplice, anziché montare chassis o scafi, qua si montano fusoliere e dove ci sono i moduli si montano per esempio mitragliatrici, vani per le bombe, siluri. Il tipo di arma va a determinare il tipo di azione che il velivolo disegnato può andare a fare, quindi se un aereo si mettono le bombe sarà un velivolo adatto a fare per esempio close air support, non a fare la caccia. E grazie a tutto questo è stato ridotto il numero di tecnologie nella schermatina aerea, è normale che non si ricercano più i singoli aerei, ma si ricerca la fusoliera piccola, quella media, quella grande, il motore, la bomba, e poi si mischia tutto, si disegna l'aereo che si vuole. Sicuramente anche qui verrà fuori un meta, come al solito. Secondo me bisogna aspettarsi un po' come è successo con Noster Beck, che in primi tempi probabilmente ci sarà sicuramente qualcosa di non bilanciato, ma come al solito, prime patch dopo di solito fissano tutto. Una piccola nota, sono state introdotte alcune novità. Una è un nuovo tipo di missione, la pattuglia navale, che serve per rilevare le flotte, non per attaccarle, per quello c'è il Naval Strike. E l'altra che la dimensione delle flotte aeree è definita, sarà di 100 aerei, oltre al fatto che si possono raggruppare in gruppi aerei. La terza e ultima modifica alla meccanica di gameplay importante è l'introduzione delle medaglie dei comandanti di divisione. Perché d'ora in poi non sarà più possibile tirar fuori dei generali nuovi, ma dovranno essere pescati dai generali esistenti assegnati alle divisioni. Questo perché alla creazione di una divisione, quando ne schierate una nuova, essenzialmente le viene assegnato a caso un generale. L'immagine è pescata tra i file di gioco, anche il nome viene pescato dai file che abbia un senso logico con la nazione giocata, e i generali che vanno poi a comandare le armate vengono poi promossi da questi generali di divisione. Non solo, se le divisioni faranno delle azioni particolari, come per esempio la cattura di una città, la cattura di un porto, l'accerchiamento, potranno essere migliorate tramite l'assegnazione di particolari medaglie che porteranno con loro dei bonus. I comandanti di divisioni non danno nessun bonus, questo dicono per evitare il micromanagement, secondo me anche per una questione di hardware. Infatti i bonus vengono assegnati solo dalle medaglie, che però costano political power e quindi diciamo sono un po' limitate. E il generale che riceve la medaglia, se viene promosso, ovviamente avrà un bonus che si porta dietro. Hanno aggiunto anche inoltre una piccola impostazione che si può scegliere per le armate, ovvero la coesione delle divisioni. Questa va a modificare quanto coeso deve essere il fronte. Avere un fronte più coeso fa sì che le divisioni stiano più ferme ed evitino di andare avanti e indietro per il fronte. Ci sono vari gradi di impostazione. Speriamo che non vada a incasinare troppo l'intelligenza artificiale, anzi che migliori effettivamente uno dei lati che secondo me ancora aveva parecchie pecche. Questo in linea di massima sono tutte le cose che verranno introdotte con l'espansione, solamente alcune mie piccole impressioni. Forse ne valsa la pena aspettare tutti questi anni, perché se confrontiamo il lavoro fatto ora e quello che è stato fatto sui primi DLC per Hearts of Iron 4, per le prime nazioni ritoccate, si vede una bella differenza. Andate a rivedervi un pochino, per esempio, il Focus 3 del Giappone, che è stata una delle prime a essere rimaneggiate, in confronto a questo qua italiano, questo fatto molto meglio. Bene l'Italia, bene gli altri stati, bene le conferenze di pace, l'air designer e il reparto ufficiali. Questo non me l'aspettavo del reparto ufficiali dei comandanti di divisioni, non posso che apprezzare, venendo da Hearts of Iron 2, in cui si potevano andare a definire i comandanti di ogni singola divisione e la catena di comando. C'è una cosa che mi aspettavo e non è stata introdotta, e in un update incentrato anche sulla parte aerea mi sarei aspettato, ovvero i comandanti aerei. Ci sono Balbo e Kesselring, solo per citarne alcune che sono lì, e mi aspettavo che si potessero assegnare dei generali dell'aria, marescialli dell'aria. Visto la creazione dei gruppi aerei, mi aspettavo qualcosa del genere.
E invece no, va bene così. Evidentemente anche in quel caso probabilmente è una questione di microgestione, magari qualche altro problema. Sicuramente per noi italiani sarà più interessante perché tratta dell'Italia. Quando usciranno le patch note andremo a vedere nel dettaglio quali sono alcune altre modifiche. Per ora vi ringrazio, fatemi sapere quali sono le vostre impressioni qui sotto nei commenti. E quale tipo di cammino per l'Italia secondo voi rappresenta quello più interessante? Per ora vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!